Buon salve a tutti quanti, ragazzi, indovinate chi è tornato? Non fatemi arrossire. Allora, quale formato mi consigli per cominciare? Siccome mi è stata rifatta successivamente, pochi giorni fa, questa domanda, sempre nel contesto Magic, anche se in un contesto un po' diverso da quello di YouTube e del canale, mi sono detto, sì, bisogna proprio parlare di questo. Con che formato consiglio di iniziare l'avventura in Magic? Prima di rispondere a questa domanda, facciamoci un breve quanto esilarante ripasso dei formati. Partendo dal più piccolino, ma sempre in evoluzione, al più grande a livello di tutto, iniziamo parlando del formato Minimaster. Lo conoscete? Beh, in caso ve lo presento. Funziona così. Prendi una busta, la apri, ci metti dentro due per di ogni tipo di terra base e giochi con quella. Aumentando ancora di più il numero delle buste, arrivando a 3, c'è il draft. Si apre una busta dell'espansione, la si guarda, si prende una carta e si passa il resto della busta a un altro giocatore. A sua volta un altro giocatore poi passerà a noi la sua busta meno una carta che ha preso, da cui prenderemo un'altra carta e via così fino a finire la busta e via così fino a finire le tre buste. Sealed è il formato del pre-release, ma tecnicamente è quello che si usa anche ai GP o comunque ai PPTQ, appunto Sealed. Si prendono 6 buste dell'espansione o un tot di buste del blocco in questione, si aprono, si fa un mazzo con quelle carte. Formati che probabilmente conoscerete già, se non lo sapevate, Minimaster, Draft e Sealed fanno tutti parte della sovracategoria del Limited. Quindi quando si parla di Limited sappiate che stiamo parlando di questi tre formati, ossia dei formati che si fanno usando, aprendo le buste sul luogo. A questo formato mi sento di aggiungere il Chaos Draft, che è un normalissimo draft che si fa con espansioni varie ed eventuali prese a caso e non collegate da un singolo blocco. Passando poi al costruito, iniziamo con il blocco. Pensavate dicessi standard, e invece blocco è un formato che è praticamente è lo standard fatto solo con le carte di un determinato blocco. Quindi, ad esempio, un torneo in blocco Kaladesh potrà avere Saeli, Micione, Torrenziali, ma non potrà esserci dentro, ad esempio, Emrakul o Gideon, l'alleato di Zendikar. A sua volta, un torneo blocco di battaglia per Zendikar potrà avere dentro Nissa, Chandra, Gideon, ma non potrà avere dentro Liliana o Jace, parlo di quelle di Ombre su Innistrad, ovviamente. Un po' più su arriviamo al formato standard. Ha subito abbastanza variazioni ultimamente in quella che era la sua definizione di base. Il formato standard comprende un tot numero di blocchi, quindi espansioni, gruppi di espansioni, ed è un formato a rotazione, attualmente l'unico formato a rotazione. Cosa vuol dire? Che a un certo punto, dopo l'uscita di una determinata espansione e l'inizio di un nuovo blocco, il blocco all'inizio dello standard se ne va. Questo meccanismo appunto è più amato da alcuni giocatori perché modifica sempre di più l'ambiente e l'identità dei mazzi, ed è anche il più odiato perché certe carte vanno a morire veramente male, in maniera che onestamente molte non se lo meritano. Allargando ancora di più il discorso, abbiamo il Modern. Modern insieme a Legacy e Vintage sono formati Eternal, quindi non soggetti a rotazione.
ci sono X espansioni dentro, ad esempio Modern inizia da Mirrodin e ottava edizione. Mirrodin e ottava edizione non ruoteranno mai fuori. Ovviamente però il formato cambierà perché, ad esempio, ad ottobre uscirà Ixalan e le sue carte saranno legali anche in questi formati. Modern. Allora, se mi piace definire lo standard un formato in cui ci si picchia, anche se adesso è un picchiarsi molto diverso, Modern invece è un formato dove, vista la quantità di carte che ci stanno dentro e viste le possibili interazioni tra queste carte, siamo divisi in due categorie. Agro, super veloci, combo, super efficaci. Combo è di solito un mazzo che sta a guardarti, a interagire ben poco con te per qualche turno, poi mette giù una creatura, una carta che da sola gli fa vincere la partita. Da un lato, in Modern abbiamo tante più risposte a tanti più mazzi. Scartini a costo 1, spari a costo 1, accellerini vari ed eventuali, counter specifici e molto versatili. Al contrario, lo standard non ha tutte queste risposte così efficaci per via della politica della Wizard di rallentare il power level, ma allo stesso tempo alzandolo, creandolo tipo creature planeswalker veramente molto difficili da gestire. Ed è per questo che adesso lo standard fa veramente fatica a gestire mazzi combo comunque poco interattivi, come ad esempio erano Copycat o Marvel con dentro gli Eldrazi. Legacy, tutte le carte possibili, immaginabili, giocabili dentro, con alcune limitazioni. Le Power 9, cioè le P9, le top 9 carte più potenti del gioco, sono bandite e ci sono anche un altro un determinato numero di carte bandite, ad esempio Treasure Cruise e Dig Through Time, per fare un esempio. Vintage invece, pur avendo anch'esso una sua banned list, permette l'utilizzo in una coppia delle Power 9 e di determinati tutori, cioè carte che cercano altre carte nel proprio mazzo. Concludiamo la carrellata aggiungendo altri due formati legali e uno così così. Pauper, si può giocare solo con le comuni, e Commander, si dovrebbe giocare per divertirsi, ma in realtà vincere è molto più bello. Aggiungo il fluttuante formato del Frontier. Che cos'è il Frontier? Avrò modo di parlarvene in futuro, perché ci ho elaborato un pochettino sopra e vorrei parlarvene, ma è un formato, una via di mezzo, un formato Eternal, quindi non soggetto a rotazione, una via di mezzo tra Standard e Modern. In teoria dovrebbe iniziare dai Candy Tarkir e da lì in poi evolversi. È una buona via di mezzo tra lo standard di adesso e il modern, accessibile perché con carte abbastanza leggenti, non troppo costoso, ma con i suoi difetti che comunque andremo a vedere più avanti. Ora, che formato consiglio per iniziare? Normalmente avrei detto standard. Standard è semplice, ci si picchia. Gioco creatura, spacco creatura, rimbalzo creatura, gioco creatura, sparo sulla creatura, in caso sparo su di te. Le interazioni sono quelle base, è il picchiarsi. Io ti lancio un sasso, tu rispondi cercando di colpirmi con un bastone, però tu magari imparerai a evitare il sasso che io ti tiro e io a prenderti il bastone e a strappartelo di mano. Serve a capire come funzionano le basi del gioco. Poi per scombare il primo turno calcolando le possibili risposte che l'altro possa avere in mano,
quello c'è sempre tempo. Ultimamente però, e parlo da Kaladesh in poi, lo standard c'è un po' sfuggito di mano. I veicoli sono delle bestie. Questi planeswalker parecchio pesanti e ingestibili, tipo Gideon, e adesso vedo che Chandra sta seguendo la stessa strada, hanno introdotto un sacco di combo veramente efficienti, come parlavo prima, Marvel e Copycat, che sono resi ancora più efficienti dalla mancanza di risposte efficaci, perché uno scartino a costo 2 farà molti meno danni di uno scartino a costo 1 fatto di primo turno, ed è un esempio randomico. Mi sento di consigliare il Modern a un giocatore? Visto che il giocatore medio di Yugi ha più o meno la mia età e quindi la possibilità di permettersi un mazzo da Modern, e probabilmente anche poca voglia di mettersi lì a pensare a come interagire con l'avversario, sì, è un'opzione. La terza opzione che mi sono posto è quella del Pauper. Pauper! Comuni. Giochiamo con le comuni. Ci sono tipo 5 o 6 carte bannate in generale, e per il resto, visto appunto che si parla di comuni, la forza e le interazioni di queste carte sono limitate. Limitate, ma non nulle. Pauper ha dei cancri, che il termine è quello, aggressivi, parecchio pesanti da gestire. Affinity e Aura. Sono mazzi, in realtà non troppo sbagliati loro, il problema è che sono aggressivi in maniera pesante, gestibili certo, ma le carte per gestirli condizionano tantissimo la side e a volte persino vanno a intaccare anche il main, e quando c'è un qualcosa di così condizionante è un problema. Quindi le mie opzioni su un formato ideale con cui iniziare sono tre: Standard, Pauper, Modern. Come ho risolto la questione con questo ragazzo che l'altro giorno mi chiedeva con che formato iniziare? In una maniera molto semplice. Io ho detto: guarda, le tue opzioni secondo me sono queste tre. Tu devi scegliere quanto vuoi spendere, innanzitutto, perché se hai un budget di 200 euro, un Pauper più che efficiente te lo fai, uno Standard divertente da giocare è perfetto, ma un Modern no. Se invece è tipo 1000 euro da usare, allora penso che il Modern possa essere il tuo, o anche tipo 20 Pauper, vedi un po' tu. Ma chiediti quanto vuoi giocare. Se vuoi il mazzetto per divertirti, ecco, allora Pauper efficacissimo, Modern ti monti un tier 3, un tribale di un qualche tipo, e secondo me il divertimento ci sta tutto. Standard, per quanto appunto anche andarsi a montare un tribale, un determinato archetipo e tutto possa essere l'ideale, va seguito, va portato in giro. Lo Standard al breve tempo non si ripaga se non lo porti in giro a farci tornei, anche solo quelli del venerdì sera o del sabato pomeriggio. E seguirlo vuol dire aggiornarlo costantemente, cambiare le carte ogni volta che esce un'espansione o che il meta si evolve. Non è semplice. Quindi, quanto volete spendere? Quanto volete giocare? Mentre riflettete su questo mio sproloquio lunghissimo, rispondetemi nei commenti e ammettetelo, dai, vi sono mancato.